Mezzanotte 24, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Bertolaso rinuncia alla corsa per il Campidoglio. Forza Italia ha deciso di sostenere Alfio Marchini. Durissima la replica di Meloni e Salvini. E Renzi e Casini chiamano il Cavaliere Risponde, dicono. Critiche anche da Raggi e Giachetti. Sentiamo. A Roma Forza Italia sosterrà Alfio Marchini, non più Guido Bertolaso. La svolta, poco più di un mese dal voto, arriva al termine di un nuovo vorticoso giro di incontri. Decisivo il faccia a faccia tra Berlusconi e Marchini. L'ex cavaliere si convince e chiede un sacrificio a Bertolaso, pronto ad andare in panchina per far vincere i moderati, le parole dell'ex capo della Protezione Civile. Ma la mossa scatena la reazione violenta di Salvini e Meloni e mette a rischio la tenuta dell'alleanza anche a livello nazionale. Con Marchini, Berlusconi sembra aver scelto il centro moderato a discapito della destra lepenista, sostenuto nella scelta dal Partito Compatto, anche se qualche dubbio rimane. L'unico candidato del centrodestra è Giorgia Meloni, replica secco Salvini, che accusa Berlusconi di volere un nuovo patto del Nazareno con Renzi. Vogliono aiutare il PD ad arrivare al ballottaggio, la frecciata anche della Meloni. Non mi occupo di quello che succede tra i miei avversari, il commento di Roberto Giachetti, PD, mentre la candidata 5 Stelle, Virginia Raggi, ironizza sui manifesti di Marchini. Ora dovrà cambiare lo slogan, non è più libero dai partiti, l'affondo. Liberi dai partiti significa forti e autonomi per permettersi alleanze tra liberi per liberare Roma, la replica dell'interessato. Il cambio di candidato di Forza Italia potrebbe avere anche un'altra conseguenza. Anche Francesco Storace è pronto al passo indietro. Combattere la corruzione è un impegno di sistema, non di un solo corpo dello Stato, che non sarebbe sufficiente. Queste le parole oggi del capo dello Stato, Mattarella, secondo il quale per i politici la corruzione è più grave perché nel loro impegno si assume un duplice dovere di onestà per sé e per i cittadini che si rappresentano. Mattarella ha ribadito che il tempo dei processi non è una variabile indipendente e auspicabile che si affronti con determinazione il problema. La Commissione Giustizia del Senato ha votato l'abbinamento al testo della riforma del processo penale di 8 DDL che riguardano la prescrizione. Il vertice tra i ministri dell'interno d'Italia ed Austria sulla questione del Brennero. Per Alfano è stata evitata la chiusura del valico e una crisi con Vienna. Il collega austriaco spiega che non ci saranno muri alla frontiera, ma soltanto controlli. Abbiamo evitato la chiusura del Brennero e una crisi con l'Austria, ha detto il ministro dell'interno Alfano al termine dell'incontro al Viminale con il suo collega austriaco Sobotka. Non costruiremo alcun muro, gli ha fatto eco lo stesso Sobotka, ma si tratterà di una barriera, solo se sarà necessario, ha aggiunto, faremo controlli con traffico rallentato e sui treni, come accade già sul confine austro-ungherese. Alfano ha assicurato che l'Italia dimostrerà che si tratta di soldi buttati e ha confermato che ai poliziotti austriaci non sarà consentito fare controlli sui treni in territorio italiano. Un chiarimento, quello odierno, che lascia sul tavolo tutti i problemi aperti da una situazione che allarma la Commissione europea. Bruxelles la segue con grande preoccupazione e la questione sarà al centro dell'incontro tra il Presidente della Commissione Juncker e Renzi giovedì prossimo a Roma. Le restrizioni crescenti ai flussi migratori hanno un impatto negativo sugli impegni sanciti dalla legge internazionale, ha intanto dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon proprio di fronte a quel Parlamento austriaco, artefice di misure draconiane in tema di diritto di asilo con il governo che, qualora il numero dei migranti dovesse improvvisamente aumentare, potrà dichiarare lo stato di emergenza e dunque respingere la maggioranza dei profughi direttamente al confine. La presunta cellula dell'ISIS scoperta in Lombardia, 6 arresti, il gruppo composto da marocchini si preparava ad andare a combattere in Siria ma progettava anche attentati in Italia. Il Vaticano, l'ambasciata di Israele e l'aeroporto di Roma. Gli obiettivi dei presunti jihadisti arrestati nelle province di Lecco, Varese, Milano e Verbano, in Piemonte. 6 le ordinanze di arresto firmate in tempi rapidissimi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di quelli che gli investigatori definiscono possibili lupi solitari. Terroristi pronti ad andare a combattere per l'ISIS, ma pronti anche a diventare martiri nel paese dove vivono ormai da anni. 5 degli estremisti islamici sono nati in Marocco e hanno cittadinanza italiana. L'unica italiana è Erice Brignoli, convertita all'Islam con il nome di Aisha e moglie di Mohamed Koraichi. I due sono latitanti. Spariti lo scorso anno da Bulciago, in provincia di Lecco, insieme ai 3 figli piccoli, hanno raggiunto lo Stato Islamico in Siria. Da lì avrebbero fatto da tramite per far arrivare al fronte i loro amici, mantenendo i contatti con Wafa Koraichi, sorella di Mohamed, anche lei arrestata. Sul suo cellulare la foto di 4 bambini, 3 sono i figli del fratello, in uniforme e col dito alzato, inneggia.
spingono al martirio. Tra i fermati, Abderrahim Mutarrik, campione di kickboxing di alto livello. In manette anche la moglie, Salma Bencharki, e Abderrahmane Kacha, fratello di un presunto foreign fighter espulso dall'Italia e morto in Siria mentre combatteva per l'ISIS. Ha preso via il concorso per gli insegnanti previsto dalla riforma della scuola, da assegnare oltre 63.000 cattedre per 165.000 candidati. Si proseguirà fino al 31 maggio, ma per il 23 è stato annunciato uno sciopero generale del mondo dell'istruzione. Età media di poco, superiore ai 38 anni, più di 165.000 professori precari per conquistare 63.712 cattedre di ruolo. Ha preso il via il concorso della buona scuola tra voci smentite di brogli e maestri e professori che per una volta passano dall'altra parte sfogliando nervosi libri delle materie d'esame, indossando zaini, aprendo gruppi su Facebook, aspettando nervosamente che suoni la campanella. 2.000 docenti che hanno dato la via a quella che il ministro dell'istruzione Giannini ha definito una riforma storica, ma fino al 31 maggio, giorno di chiusura del concorso, assisteremo ad altre scene come questa, l'ingresso di insegnanti più o meno esperti, più o meno agitati, nelle oltre 2.506 scelte per questo concorso. Prima di allora uno sciopero generale previsto dalle sigle sindacali per il prossimo 23 maggio, una protesta contro le condizioni degli insegnanti. Singolare accada nel giorno di un concorso da oltre 63.000 posti, commenta il ministro Giannini, con il Movimento 5 Stelle che però rincara la dose, ribadendo come siano già visibili all'orizzonte i ricorsi per quello che hanno definito senza mezzi termini un concorso truffa. E la segretaria CGIL Camusso, che replica il concorsone non risolve i problemi della scuola, e il ministro piuttosto apre un tavolo sul contratto dei docenti. Ed è tutto, il telegiornale torna domattina alle 7.30, grazie per essere stati con noi e buonanotte.